Raggiere di spilloni, tremolini, reticelle sono i raffinati monili d'acconciatura in filigrana, provenienti dalle collezioni del Museo Leone di Vercelli, protagonisti della mostra allestita alla Biblioteca della Regione fino al 18 novembre. Questi manufatti finemente lavorati testimoniano l'abilità artigianale di argentieri e orafi attivi a Vercelli tra la fine del Settecento e l'ultimo quarto dell'Ottocento e confermano l'attenzione del museo verso le memorie storiche del territorio. Il Museo Leone è uno strumento per la salvaguardia e tramandare l'identità e le tradizioni di un territorio. Sì, esattamente. Noi siamo il Museo della Memoria Storica Vercellese, quindi ci ha fatto molto piacere questo invito della Regione per poter presentare a un pubblico più vasto quella che era una realtà museale importante e che non sempre è conosciuta al di fuori dei confini della provincia di Vercelli. Un piccolo estratto, perché il Museo Leone ha una tipologia, direi che parte dal Rinascimento per arrivare al Settecento e oltre, quindi questo è solo una piccola parte dei tesori che il Museo Leone racchiude. I contenuti sono una preziosa collezione di filigrane vercellesi che data tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento e rappresenta un secolo di eccellenza artigiana di un territorio, un'eccellenza artigiana che oggi si è, diciamo, persa e adesso vive musealizzata e conservata presso di noi.